ANG Radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui sala consilina. Ciao a tutti, benvenuti al nostro episodio con il capitano Paolo Cristinziano. Oggi parleremo un po' della sua esperienza personale e magari, perché no, chi vuole intraprendere la carriera militare, perché dovrebbe farlo? Secondo lei, quali sono i consigli? Com'è questo percorso? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, vi ringrazio per avermi dato questa possibilità di confronto con voi che siete una nuova realtà su questo territorio, una realtà importante perché siete giovani, quindi rappresentate il nostro futuro. E quindi vi faccio i miei complimenti innanzitutto per come avete allestito e preparato lo studio, soprattutto per la vostra tenacia che insomma è chiara ed evidente che farà fare strada. Quindi mi raccomando, non mollate. Allora, la mia passione nasce, come spesso accade, all'interno della famiglia. Io non ho avuto mio padre direttamente, diciamo, come appartenente dell'Arma dei Carabinieri, ma sono cresciuto con tanti zii e cugini che avevano già intrapreso la carriera militare nell'Arma dei Carabinieri. E quindi, diciamo, l'esempio di questi congiunti è stata sicuramente alla base di questa vocazione. E sono cresciuto quindi sempre con il desiderio di poter un giorno indossare la divisa dell'Arma dei Carabinieri. Devo dire la verità, sin da piccolo è stato il mio unico desiderio, quindi diciamo che sono uno di coloro che può dire di aver realizzato il proprio sogno, insomma. E una vita bella, importante, che chiede sforzi quotidiani, ma che è strumento di crescita continua e giornaliera, perché ti consente innanzitutto di avere di vivere delle emozioni che sono uniche, di avere dei contatti con persone di diverse diciamo schiere sociali, adulti, bambini, anziani, quindi In questo periodo, per esempio, col Covid, qual è stato il ruolo delle forze dell'ordine? Come hanno vissuto questo momento veramente di guerra, possiamo dire? Questo è un momento importante che vede, ci ha visto impegnati non solo su quello che sono le normali prerogative, cioè quelle del controllo del territorio in senso stretto, ma ci ha impiegato ad esempio soprattutto in quelli che sono dei compiti, diciamo, di pace sociale, se le vogliamo chiamare così. Vi ricordo che ad esempio proprio la compagnia di Sala Consilina, io ricordo un episodio per farvi capire che c'è la massima attenzione su quelli che sono i rapporti poi con il cittadino nel periodo in cui la prima ondata che ha interessato anche il comune di Sala Consilina, che ricordo venne dichiarata zona rossa, ad esempio ricordo il ricovero di una persona affetta da Covid che giunto in ospedale non aveva il cambio, era arrivato quindi sull'ambulanza all'improvviso. Una pattuglia del radiomobile della compagnia di Sala Consilina si è adoperata in pieno Covid, quindi quando magari all'inizio le notizie e le forme di tutela non erano come quelle che oggi ben conosciamo, non ci ha pensato su due volte e si è recata a casa di questa persona preparandogli la borsa come se fosse uno di famiglia. Abbiamo consegnato le pensioni alle persone anziane. Voi pensate che ci sono paesi comunque della compagnia che hanno poche centinaia di abitanti. Nel Covid molti sono rimasti soli a casa Quindi diciamo che lo sbirro non fa sempre paura. No, lo sbirro fa paura a chi ha qualcosa da temere. Infatti non bisogna mai, come dire, far passare questo messaggio, che poi, ripeto, io lo dico sempre, noi siamo al servizio del cittadino, sempre, anche di quello che ci critica o di quello che può avere un'idea diversa da quella che poi magari è la realtà. Quindi ripeto,
siamo al servizio del cittadino e non ci tiriamo di fronte, non ci tiriamo indietro di fronte a nessun tipo di emergenza. Il Covid è stata l'ennesima dimostrazione, anche perché noi in tutta Italia abbiamo patito più quasi 20 carabinieri deceduti per il Covid, quindi siamo la forza armata e la forza di polizia che ha avuto più, che ha avuto più vittime, quindi da questo punto di vista a dimostrazione che non abbiamo chiuso stazioni, non abbiamo chiuso nessun tipo di reparto, ma siamo andati avanti lo stesso anche con il virus. Perché? Perché ripeto, siamo facciamo parte della società da oltre di questa nazione da oltre 200 anni, quindi è giusto che nel momento del bisogno non si faccia nessun passo indietro. Ma a proposito di sbirro, prendete voi carabinieri col sorriso quando la figura del carabiniere appunto viene associata molte volte alla frase dello sbirro infame? Ma queste sono, ripeto, sono... Anche se appunto alla fine non lo è. No, ma è importante riuscire a capire che la società ha, come ogni famiglia, ha dalla propria parte, diciamo, è composta magari da persone un po' più serene, diciamo così, e persone che sono un po' più ostili. Ripeto, noi non sono delle frasi, come dire, ormai storiche, sì, anche esatto, direi anche magari, obsolete, esatto. Alla luce del E invece come descriverebbe lei, anzi come descrive il suo percorso, cioè perché diventare carabiniere? Lei ce l'ha raccontato, è stato anche abbastanza quanto è importante. Esatto, anche. Quanto è importante, però vorrei proprio un aggettivo per definire questo mestiere. Bellissimo e scontato. Io dico che è una missione accattivante, perché ti costringe a sentirti in gioco ogni giorno, ad affrontare situazioni diverse e ad andare a letto con la coscienza a posto quando il lavoro si è fatto bene, quando si è aiutato qualcuno, si è riusciti a risolvere un problema. Il ruolo della famiglia in questo? La famiglia è importante, io ne parlavo poco fa, guardate, non ci eravamo messi d'accordo. Mi è stata fatta la stessa domanda. Mi è stata fatta la stessa domanda da un giovane ufficiale, da un tenente. Poco fa mi ha chiesto, dice, signor capitano, le volevo chiedere una cosa, ma con la famiglia, tutti questi trasferimenti, come dobbiamo fare? E io gli ho detto, guarda, devi sicuramente trovare una moglie che capisca che questo è un lavoro comunque impegnativo e che supporti anche, supporti, diciamo che sia disposta a soffrire insieme a te, ma se ti vuole bene riuscirà a capire nel momento in cui ti vedrà felice, sorridere, soddisfatto, vuol dire che è la donna giusta per te. Insomma, amor vincit omnia, dai, per sì, alzare perfetto. Dopo lo stereotipo perfetto. Dello sciamo, 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 sciamo anche sciamo. Un po' di latino, dai. Sono metti d'accordo. L'applauso. Assolutamente. Ma appunto, qual è stata la prima impressione arrivato a Sala Consilina? E io ho visto gente sorridere, quindi ritengo che ci sia tanta brava gente, anzi la stragrande maggioranza. veramente io lo dico, l'ho ripetuto anche, potete anche vedere se ci sono state in passato ulteriori, ci sono state altre interviste dove mi è stato chiesto questo, io non ho cambiato la mia idea nemmeno a distanza di 5 mesi. Il territorio sicuramente non è un territorio come può essere magari, che può avere delle insidie, come può essere ad esempio quello dell'Agro Nocerino Sarnese, che è molto, diciamo, frizzante dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ma non per questo bisogna abbassare la guardia, perché la serenità che si sono guadagnati i cittadini in questi anni va sempre tutelata, non va mai quindi abbassata la guardia, ma soprattutto è importante capire che nei territori come questi, dove c'è calma apparente, è più importante poi monitorare alcuni fenomeni che potrebbero ad esempio riguardare infiltrazione anche da parte di organizzazioni più importanti dal punto di vista della criminalità. Pensate, questo è un momento difficile anche per i nostri imprenditori, per i nostri commercianti, e quindi
dobbiamo anche verificare, quindi come delle sentinelle, spostamenti o strane acquisizioni, perché dietro determinate operazioni ci potrebbe magari essere la criminalità organizzata. Ma ripeto, la nostra principale missione, ed è quella che ogni giorno cerco di far capire anche ai miei uomini, è sicuramente la tutela del patrimonio, diciamo così, della collettività. Quindi furti, rapine, truffa agli anziani sono le prerogative rispetto diciamo ad altre situazioni che vengono. Cosa lei si aspetta da questo territorio? Cioè, appena arrivato ha avuto sicuramente un'impressione, e qual è adesso l'obiettivo che ha in questo territorio? Salvaguardarlo, sì, però la collaborazione dei cittadini, perché molte volte mi imbatto, io sono anche molto social, nel senso che seguo vari, messo mi piace anche sulla vostra radio. Non è boomer. Non è come te. No. Quindi state attenti, da oggi vi seguirò sempre. Però a parte allora gli scherzi, dobbiamo stare attenti. È importante far capire al cittadino che le segnalazioni per noi sono fondamentali, perché ci consentono di avere un patrimonio conoscitivo che è importante, e ci consentono, siccome siamo, diciamo, presenti in 23 comuni, quindi la compagnia di sala ha 23 comuni, riusciamo a mettere insieme una serie di relazioni che ci consentono, come dire, anche di studiare il fenomeno nelle sue varie diciamo sfaccettature. Quindi per noi è importante. L'ho detto anche diciamo proprio ieri sera, che segnalavano alcune cose che dicevano, ma parlavo con un cittadino, mi diceva no, però per me non è stato importante, o meglio ci ho riflettuto dopo, forse avrei dovuto chiamare il 112, e io gli ho detto per favore chiamate il 112. Quindi ogni minima cosa chiamate, è sempre importante, perché per voi può non sembrare una cosa importante, per noi invece lo è. Fare un controllo che poi si rivela comunque nulla di fatto, diciamo così, non succede nulla, ma aumenta il nostro bagaglio conoscitivo, che è importante, perché i fenomeni si studiano su tutto il territorio. Proprio io nei giorni scorsi, e ne approfitto oggi, ho chiesto l'aiuto alla carta stampata, diciamo ai giornali locali. Domani dovrebbe uscire anche un articolo sul Mattino, così mi hanno detto, per quanto riguarda le truffe agli anziani. E ho chiesto la collaborazione, perché il fenomeno è un fenomeno che diciamo è brutto, perché voi pensate, prendersela con, in un periodo dove c'è un distanziamento sociale dovuto dal virus, dove magari molte persone più grandi di noi non riescono a vedere fisicamente il nipote o a vedere fisicamente il figlio per paura del contagio. C'è gente che se ne approfitta presentandosi a casa, facendo finta di dovergli consegnare un pacco che ha ordinato il nipote, oppure di essere un collaboratore. Quindi si approfitta di questa situazione. Quindi invece io ieri ho saputo che non abbiamo, ce l'hanno segnalato perché non sono andate a buon fine, ma proprio a Sala Consilina qualcuno ci ha provato, ma l'anziano è stato abbastanza sveglio, perché mi ha detto, ho saputo, che aveva sentito e aveva saputo dal figlio che in effetti giravano dei malintenzionati che volevano perpetrare delle truffe con il metodo del pacco, e non ci sono riusciti, e quella è stata la più grande vittoria. Quindi il suo messaggio è che di non rimanere bisogna, in silenzio. Esatto, bisogna sempre parlare, bisogna denunciare, e soprattutto, ripeto, ed informare e chiedere. 112 risponde H24, Natale, Capodanno, sempre 365 giorni sempre disponibile. Chiedere un'informazione o presentare diciamo una segnalazione per noi è importante. Un'esperienza personale, anzi un episodio che le è rimasto impresso durante il suo cammino? Ma ce ne sono tanti, perché ripeto, io prima di arrivare a Sala Consilina sono stato a Frascati, che insomma, e prima ancora a Marcianise, quindi che sono comunque due territori molto frizzanti e molto importanti. E sicuramente una cosa che mi rimarrà impressa sono diverse
diciamo, con le diverse volte che ho visto la gente ringraziarci per il nostro, ce ne sono tante, però vedere una mamma che viene finalmente liberata dal proprio marito che per anni, no, ha abusato di lei anche davanti ai bambini, e contribuire a consentirgli di avere un'altra opportunità, di rivedere la luce, di rivedere la luce, perché... di essere messa in un, cioè di essere spostata ed essere messa comunque in un luogo sicuro dove non potrà più aver paura dell'orco. Ecco, quella forse è vedere anche la felicità dei bambini. Secondo me la cosa più bella che possa esistere, al di là della soddisfazione di ogni singola operazione, ma di polizia giudiziaria, ma ritengo che al momento quella sia la cosa più bella. Capitano, a noi piacerebbe ancora tenervi qui, insomma, con noi per parlare di tantissime tematiche, dal femminicidio a qualsiasi altra tematica. Purtroppo il tempo scorre, ci salutiamo sperando di rivederci presto. Grazie, grazie. Per questa opportunità, e ci risentiamo e ci rivediamo presto. E in bocca al lupo, grazie, in bocca mille. Al lupo. E voglio concludere, ho visto che voi sulla vostra pagina avete postato Primo Levi. Sì, perfetto. Sì. Perfetto. Allora, visto che siete giovani, concludo con una anche io con una frase che è di Kennedy, che rivolgendosi ai cittadini attivi, ma io dico fate la vostra perché voi siete dei giovani attivi. Segniamocela, ce la dobbiamo siete scrivere. Dei giovani attivi, quindi io Kennedy disse: non chiedetevi quello che il vostro paese può fare per voi, ma chiedetevi quello che voi potete fare per il vostro paese. Ecco, in un periodo, diciamo, generale un po' disastroso, ma pieno di incognite, vi rivolgo questa mia preghiera affinché il futuro possa essere migliore del presente, e questo dipenderà solo da voi, perché il futuro siete voi. Siamo noi giovani. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie, veramente toccante. ANG Radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Sara Consilina è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG Radio, più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politico e Giovanile e del Programma Europeo di Erasmus+.